L'origine dell'uomo. Nasce dal padre che aveva espresso la forza di creare il suo mondo reale, fatto di vita e di storia. I suoi personaggi avevano un volto, un corpo e parte di sé. Decise così di mettergli un nome e di farlo vibrare con il suo cuore. Ha deciso di amarlo, creandogli un mezzo speciale, la mente, come pensiero vivente di chi è. Gli ha aperto le porte e lo ha baciato con il suo caldo respiro, lo ha amato, coccolato, gli ha dato la libertà di essere libero. Gli ha aperto il cammino, gli ha dato il potere. Niente lui ha negato, ma l'essere che era divino ha perso il sentiero, ha perso il suo cuore, ha perso il suo nome. Ora rimane un semplice uomo, nasconde il suo volto, si è perso fra sé. Quando entriamo e partecipiamo alla vita della linfa vitale che l'energia del cuore esprime, possiamo iniziare a palpitare con la bellezza del divino. Solamente entrando in questa frequenza, la parte dell'essere si esprime nella bellezza di chi veramente è, parte sacra di colui che tutti ama e nessuno giudica. Lascia libero il figlio per riportarlo poi dentro di sé. Nulla diventa castigo, ma un dolce sorriso che parte dal cuore ed esprime amore. Se non capite che l'uomo ha creato la divisione del creato per prendere così la sua fetta di torta, si crede potente e forte, ma in una misera sorte, perché lui stesso che non vede il reale chi è. E tutto il percorso si è smarrito e viaggiando ha perso la gioia di essere in lui. Anime dolci che avete capito, lasciate il dolore nella parte che non vi appartiene e riprendete il sentiero vero. Il cuore pulsa senza confine. Rientrate nella sua forma, ritornate ad essere lui, perché tutto è appena ricominciato. Nulla è perduto. Il passato è già passato. Siete di nuovo qui ora. Amatelo e vi amerete. Io sono Metatron, l'Arcangelo del Signore.